Il pedoni segnale e biciclette. raffigurato. Il segnale raffigurato non consente la circolazione dei veicoli a motore. Vero, solo pedoni e biciclette. Secondo me è giusto. Brava. Ok, top. Il segnale raffigurato Stop. impone di arrestarsi perché il transito è vietato. Sì, è vero, il transito è limitato perché si deve fermare e vedere. E invece è sbagliato. Perché? Il segnale raffigurato, fermarsi a dare precedenza, è un segnale di prescrizione, precedenza, che obbliga a fermarsi in ogni caso all'incrocio con una strada che gode. È troppo lunga, non c'ho voglia. Però sì, è sbagliato. Giusto. No, è sbagliato. Perché? Perché sì. Ma no, è giusto, cioè ti devi fermare sempre quando c'è lo stop. Per fortuna che non c'è ancora la patente. Io pericolo ambulante. Tanto io ti giuro, mi devo comprare una di quelle macchine stra vintage, troppo fighe, e tipo sarò l'unico in tutta Italia a girare con quella macchina. Io invece voglio una Tesla. Bella, la Tesla è bella, però magari. devi avere anche Altro un bel di po' di macchina soldi per vintage. prenderla. Capito? Sì. Appena vedo tipo una macchinina di vecchia data che cammina a 30, allora faccio. È arrivato Davide. Io prenderò una macchina rossa decapottabile vintage. 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 Ok. Sai che è figo d'estate, tipo girare con i capelli che volano. Sì, quello è bello. Poi che fa caldo, stra top. Però io ho un trauma, perché io la mia più grande paura sono le cavallette, ok? Le cavallette, ti giuro, svengo quando le vedo, ok? E tipo una volta ero in macchina con le finestre abbassate d'estate e me ne è volata una dentro. E mi si è attaccata tipo al braccio, infatti da lì non ho paura, tipo delle decapottabili o comunque di tenere il finestrino aperto. Orribile. A me mi era entrata una cavalletta gigante in camera una volta. No, io le odio, ti giuro, io non so perché, ma quella, cioè, mi fa proprio schifo. Non so perché. A me la cosa più schifosa che c'è, non le cavallette, perché le cavallette, boh, vabbè, le cimici sono le peggiori. Io Mamma ti giuro, mia. non capisco le persone che dicono che schifo le cimici, ma non le cavallette. Cioè, letteralmente, la cimice Io è sono una di grande queste così, persone. non salta, non fa niente, la prendi e la butti via. La Sì. cavalletta può essere tipo grande così, marrone, che salta, fa cose. Cioè. Ma le cimici sono rotonde, brutte, puzzano. Ma le cavallette hanno tipo 20 braccia e saltano. Sì, però le cavallette sono verdi, sembrano più carine, già animale più carino. No, zero. Zero proprio. Cioffi ha scritto zuccherini. Ciao Cioffio, come stai? Cioffi che tra l'altro ho beccato alla festa di Giulia, neanche mi ha cagato più di tanto. Ma è Cioffi, cioè Sei un lui è un infame, imparato, Cioffi. Sei un infame. Ero lì cioè. che dicevo, se il mio amore mi manchi e tu no, invece. Mamma mia, vergognati. Sì, ma Cioffi è una di quelle persone un po' indaffarate, sai com'è? Sì, è sempre a fare il suo business, guarda. Io Sì. non. Non Già, ma guarda i miei capelli che sembrano rossi. rossi. Sembrano rossi. Voglio farmi i capelli neri. Ne rispacca. Ma solo io vedo i commenti un po' strani, cioè tipo con le freccettine. Sì, non so cosa sia in realtà. Neanche io. Ah, ti dico, io 2 minuti e stacco che vado a correre. Dai, va Cioè, bene. Allora me ne no, vado io. rimani 2 minuti. Ok. Cioè, cazzo. Ok. Vai a Resti? correre? Sì. Devi migliorare il tuo fisico, eh? No, no, tu prima non hai capito. Io adesso sto mangiando tanta roba fit. Gallette fit, cose fit, dai. Bravo, Davide, devi comprarti i Kellogg's, quelli fit, quelli che mangio Marmellata anch'io. fit, la marmellata fit La assurda. marmellata fit senza zuccheri, bravissimo. No, guarda, quella è incredibile. Ma ti Sì, giuro, ma io. Oh. devi farti una scheda di alimentazione corretta per le tutte cose con cose tutte fit. Se vuoi ti mando la mia. Ok, Non mi importa, ce l'ho già. Sì, ce l'hai già, sei sicuro? ma a parte che, cioè, letteralmente, io ti giuro, se st'estate non sarò
fiero del mio fisico, avrò fallito in tutto. Ti giuro, perché te l'assicuro, non ce la faccio più. Vabbè, ci sta, ci sta. Che poi tra l'altro mi sono già allenato stamattina, però voglio fare il bis, capito? Autolesionismo, ci Vabbè, ma sta. guarda che non va bene allenarsi troppo troppo, perché al troppo stroppia. Ricordati di allenarsi calma, mangiando cose fit, piano piano. No, piano Conta che... piano, tra 2 mesi è estate, non c'è tempo per fare piano piano. Effettivamente, tra poco E poi estate, insomma. andare a correre è tipo tutto cardio, quindi non è che. Sì, infatti, cioè, secondo me iscriviti in palestra per prima, fai il tapis roulant. Ma no, zero, cioè io preferisco andare a correre in campagna che fare il tapis roulant. Ma perché tu ci abiti in campagna? Secondo me andare in palestra a fare il tapis roulant è davvero una perdita di tempo. Io ci vado e faccio pure il tapis roulant. Ma quanto è lontana la palestra da casa tua? Boh, ci vado in macchina, mi accompagna mio papà. Dovresti correre da casa tua fino alla palestra, Me l'hanno detto tutti. così fai cardio e poi quando arrivi gli fai esercizi. Ha Lo so. più senso. Sì, vabbè, ma in realtà perché vabbè, arrivo in macchina, faccio tapis roulant 20 minuti e poi per riscaldamento e poi faccio altro. Ma, felice tu. E poi quando finisco mangio la mia merendina fit. No, schifo. Che poi, ti giuro, io adesso sto facendo un sacco di corda. La corda fa tantissimo. Ma di per cosa fa la corda? La corda è, cioè, fa un bo cioè, un sacco di cardio. Ah, ok. Poi con le braccia ti fai tipo un movimento, quindi tonifica anche le braccia, tutto. Guarda, sì, ci sono. Ah. Sono strafiero. Let's go. Solo che mi ingrosso troppo facilmente. Dovrei tipo definire, non so se Perché stai dicendo che capisci. stai mettendo già massa muscolare? Tu adesso non lo sai perché non lo sai, ma non lo sa nessuno, ma io ti giuro che se davvero mai nassi da bodybuilder diventerei davvero un armadio. Sì. Perché io faccio due pesi e mi gonfio tutto. Ma non è quello che voglio io voglio definirmi, voglio perdere peso, voglio far questo, capito? Ma no, è figo gonfiarsi. No, zero. Non quando sei alto 1,73. Capito? Cioè, questo è il senso. Boh, ci sta, dai. Vabbona, io vado ad allenarmi, più o meno. Bella. Niente, sentiamo. Ciao a tutti, Ciao. ragazzi, un bacione. Anzi, sto ancora 1 minuto proprio. Faccio due cose per la patente, poi stacco davvero. Non diventare un gonfiabile, esatto, non voglio diventare un gonfiabile, anche perché essendo alto 1,73, forse sono cresciuto ultimamente, forse sono 1,75 adesso, spero. E, voglio definirmi, voglio avere un fisico asciutto, pulito e tutto, non grosso, non mi piace così. Boh, faccio l'ultima domanda e poi stacco. La striscia bianca discontinua in figura divide la strada in due carreggiate, ognuna a doppio senso. Questa qua. Secondo me è falso. E con questa risposta corretta io me ne vado. Un bacio e buona giornata. Alla prossima.